se mi fossi scritto da piccolino una storia, la storia più bella che mi potevo immaginare l'avrei scritta come effettivamente sta accadendo. Arrivato a 32 anni e so cosa mi piace e so naturalmente quello che non mi piace. Prima facevo fatica a dire di no, adesso voglio una vita comoda anche perché ho le possibilità, di conseguenza sono molto più libero. Questo non vuol dire che non sia disponibile, però divido bene le cose che mi piacciono da quelle che non mi piacciono. Essere il capitano significa intanto che non sei più tanto giovane, perché per essere capitano devi avere comunque alle spalle un'esperienza importante. E poi che sei la guida per tanti ragazzi giovani che ti guardano come quello magari più esperto e che praticamente non può mai sgarrare, perché una volta che sgarra il capitano, tutti gli altri si sentono in diritto di farlo. Il rapporto con mio padre è sempre stato un bellissimo rapporto, senza dubbio particolare, perché avere un padre allenatore, prima nell'Under 21, poi nella nazionale maggiore col figlio capitano, questo credo che non sia mai successo, sarà difficile che succederà nel futuro. È senza dubbio una cosa così particolare che sia alla base, non c'è, un rapporto splendido. Tra padre e figlio si possono creare delle incomprensioni, cosa che poi tra me e mio padre non c'è mai stata. Io ho vinto tanto nella mia vita, ho perso anche tanto purtroppo, quindi sconfitte ne ho avute parecchie, più vittorie che sconfitte, di questo ne sono molto orgoglioso, però la semifinale con l'Argentina nel Mondiale 90 è forse la sconfitta che mi brucia di più. In Serie A ricordo che ero un bambino praticamente, ricordo la grande emozione di entrare in un mondo di grandi, ero bello accovacciato in panchina, sapendo che non potevo entrare perché davanti a me avevo 3-4 giocatori con più esperienza di me, però avevo un allenatore che credeva molto in me e che mi ha fatto, diciamo, questo regalo. No, non era Zaccheroni. No, prima era un'altra, era Lidl. Lidl mi è servito tantissimo, mi ha insegnato innanzitutto che il calcio è un gioco. E per un ragazzo di 16 anni, che come ho detto, che è un ragazzo che entra in un mondo di grandi, il fatto di sentirsi dire questa frase molto spesso sicuramente mi ha aiutato a sopportare le tensioni che poi sono tante. Dire un nome solo di un allenatore che mi abbia dato qualcosa più degli altri credo che sia, non sia bello, non sia neanche giusto. Credo di aver preso veramente qualcosa da tutti. E sono stato anche molto fortunato perché li ho avuti, secondo me, nei periodi proprio giusti della mia vita. Non mi sono mai ispirato a nessuno, ho cercato sempre di fare la professione che mi faceva con l'entusiasmo che ci mettevo magari anche quando andavo a giocare all'oratorio con i miei amici al parco, quindi non ho
diciamo, carriera nelle giovanili, ho iniziato a giocare prima da punta, poi da centrocampista, poi da difensore, quindi non potevo ispirarmi a una figura ben precisa. Devo dire che da quando è nato mio figlio, il fatto già di essere a casa per me è un relax completo. Hai visto? Anche se arrivo a casa magari stanco morto dalla partita e lui mi chiede di giocare una partita a calcio, la fatica fisica non la sento assolutamente. È un relax, è una goduria stare con lui.